Benvenuti a questo appuntamento con René Rosin, team principal della Prema. Stagione ricchissima di successi quest'anno per la scuderia italiana. René, innanzitutto grazie mille per aver accettato il nostro invito e complimenti per un 2020 che, nonostante le mille difficoltà, vi ha visto estremamente vittoriosi. Buon pomeriggio a tutti, grazie Marco, è un piacere essere qui con voi e sicuramente è stato un anno molto intenso, partito un po' tardi visto questa pandemia, ma che ha dato a tutti noi grandi soddisfazioni. Io vorrei subito arrivare a un punto centrale di questa intervista, Mick Schumacher, che voi avete cresciuto dalla Formula 4 fino alla Formula 2. Quanto è stato difficile, tra virgolette, avere un cognome del genere con tutta l'attenzione che porta per poter sviluppare poi un percorso di crescita che comunque si è visto nel corso di questi anni? Noi con Mick abbiamo cominciato 5 anni fa, è stato il pilota che per più tempo è stato con noi all'interno della nostra struttura, ha passato tutte le categorie dalla Formula 4 al precedente FIA europeo, Formula 3 europeo per arrivare in Formula 2. È stato un percorso entusiasmante, fatto sempre insieme, ricco di successi e di grandi soddisfazioni, però sinceramente non è stato per noi difficile o comunque sentire la pressione del suo cognome. Lui è stato un pilota come tutti gli altri, sicuramente porta un grande cognome, un cognome importante per tutto il motorsport, ma per noi era comunque sempre Mick. Robert Schwarzman, che ha vissuto un inizio di stagione spettacolare, poi ha avuto un improvviso periodo di appannamento a metà anno e poi nel finale di stagione è ritornato e ha, se non sbaglio, ha conquistato il quarto successo in Bahrain. In Bahrain, nel primo weekend del Bahrain, sì. Ma Robert, come rookie, secondo me ha fatto una stagione molto molto buona. Il pilota che ha vinto di più nel Formula 2, a differenza di altri, come ad esempio Tsunoda, gli è mancato forse un po' di più la costanza, però ci sono stati anche dei fattori, incidenti o errori che hanno condizionato la sua stagione. Secondo me ha fatto un'ottima stagione, è pronto per l'anno prossimo, è pronto per un anno da protagonista e siamo sicuri che insieme faremo un ottimo campionato. Vorrei adesso passare di categoria alla Formula 3, anche lì campionato piloti vinto, campionato team vinto. Però anche lì si è dovuto soffrire fino all'ultima gara per portare a casa il titolo con Oscar Piastri. C'è da dire però che quest'anno Oscar ha avuto una marea di problemi col DRS, come credo nessuno in pista. Credo che quello abbia influito. Sicuramente la prima parte della stagione di Oscar è stata condizionata da una serie di problemi tecnici che hanno inficiato sul suo risultato. Tra i tre ragazzi che hai avuto in Formula 3, chi ti ha stupito di più? Ti faccio questa domanda perché... Ognuno di loro ha dato a noi grandissime soddisfazioni. E se il prossimo anno, come dicevi, ci sarà Piastri come compagno di squadra di Schwarzman, che impressioni vi ha dato nell'adattarsi alla macchina durante i test? Si è adattato molto velocemente, è un pilota molto molto intelligente, è un pilota che razionalizza molto tutte le informazioni che gli vengono date, quindi sono sicuro che insieme faremo grandi cose. Vorrei aprire un discorso dolente sulla rivoluzione che ci sarà purtroppo il prossimo anno in Formula 2, Formula 3, i nuovi format di gara. Io non ti nascondo che, escluso il lato giornalista, il lato appassionato, vedere stravolti due campionati è stata una pugnalata. Come me lo pensano moltissime persone sui social, tutti quanti sono rimasti un attimino perplessi da queste scelte. Oggettivamente non so quanto si può andare a risparmiare con un calendario rivisto in questo modo e sembra che quasi che si stia andando contro a quello che era diventato la Formula 2, a quello che era diventata la Formula 3, che erano delle categorie comunque che erano riuscite ad attrarre molti appassionati, erano diventate non delle categorie semplicemente propedeutiche ma delle vere e proprie categorie spettacolari in tutto e per tutto. Allora, sicuramente secondo me lo spettacolo delle gare rimarrà tale, perché comunque le categorie di per sé renderanno atto a questo.
Però c'è da dire che guardando i calendari, soprattutto quello della Formula 2, se lo metto a confronto ad esempio con quello della Formula Regionale, che fino all'anno scorso, fino a quest'anno era una categoria, tra virgolette, un pochettino sfigata per lo scarso numero di partecipanti, sembra che si siano invertiti i ruoli. Ah, sicuramente il Formula 2 va a scoprire mercati, allora si va a coprire delle altre gare di supporto con la Formula 1 che sono interessanti, come comunque Bahrain, punto chiave del campionato, e Abu Dhabi, e gran finale della Formula 1. L'anno prossimo andremo a Jeddah per la prima volta in Arabia Saudita insieme alla Formula 1. E sono comunque eventi importanti con Monaco, Silverstone, Monza. Sono meno gare, sì, è vero, non abbiamo più le 12 gare come fatto fino a quest'anno. Vedremo, tireremo le conclusioni insieme al promotore, insieme alla federazione durante l'anno, alla fine di quest'anno. Formula 4 quest'anno si è lanciato un talento italiano come Gabriele Minì, che è stato oggettivamente impressionante perché a vederlo in pista sembra avere una maturità incredibile. Cioè, ha, se non sbaglio, 15 anni, ma guida con una lucidità che fa veramente, veramente paura. Prima di tutto devo dire che è stato per noi avere il primo italiano che ha vinto il Formula 4 da quando il Formula 4 è iniziato in Italia nel 2014 è qualcosa di cui siamo veramente orgogliosi. In Regional invece abbiamo visto Petekov che ha vinto il duello all'ultima gara con Leclerc. È stato un campionato molto combattuto tra i due. Leclerc, tra l'altro, il prossimo anno sarà con voi in Formula 3. Io devo dire che vedendolo guidare, a me Leclerc mi ha impressionato tantissimo sul bagnato, soprattutto al Mugello. Ha fatto un weekend in condizioni difficilissime, ma sia col bagnato sia con l'asciutto, che è stato impressionante. Forse ancora acerbo per riuscire a stupire subito in Formula 3, tu come lo vedi? Allora, innanzitutto è stato un campionato molto molto difficile, intenso, combattuto, non solo tra Petekov e Leclerc, ma nel finale lo stesso Rasmussen che correva con noi ha fatto una grande progressione e un'ottima stagione. Secondo me, come tutti i piloti che dal Formula 4, che dal Regional, dal Formula 4 e debuttano in Formula 3, sarà importante l'anno di apprendistato e sarà un anno dove bisognerà conoscere in tutti i test che per quest'anno, salvo cambiamenti dovuti alla situazione del Covid, comunque è programmati prima della prima gara di Barcellona e secondo me c'è tutto il tempo necessario per prepararsi al meglio e per la stagione. Ha un ottimo potenziale e sono sicuro che faremo buone cose insieme. Domanda su quanto orgoglio c'è nel vedere la griglia di partenza della Formula 1 e avere, mi sembra, otto piloti, se non sbaglio, che sono 7 più passati 1 dal. che ha fatto una gara con noi. Ok, è motivo di orgoglio, cioè prema e. Sicuramente è un motivo, è il frutto di tutto il lavoro fatto in tutti questi anni. Sicuramente sono veramente orgoglioso di tutta la squadra, da tutti gli ingegneri a tutti i meccanici che lavorano con me insieme a noi nelle varie categorie, perché anche in un anno difficile come questo, dove le condizioni all'inizio non sapevamo nemmeno se partivamo, perché in definitiva. Se penso alla volta di marzo, quando siamo tornati da Bahrain bloccati e in lockdown totale, sinceramente vedere che a luglio si partiva per la stagione e riuscivamo a fare tutti i nostri programmi in pieno, è stato qualcosa che è stato un grande sforzo da parte di tutti. Tra tutti i piloti che sono passati dalla prema, ce n'è uno in particolare che non è arrivato in Formula 1 e che questo mancato approdo ti è rimasto qui, ti è dispiaciuto? Sinceramente, il pilota che secondo me avrebbe meritato di passare in Formula 1, purtroppo per condizioni collaterali, non è arrivato, è Felix Rosenqvist. Ora ti faccio una domanda scomoda, spero che non mi mandi a quel paese. Se dovessi fare una line-up dei tuoi piloti preferiti mai avuti in prema, si potrebbe fare o si rischia di No. fare torto a qualcuno? Sì, dimmi, dammi 8-9 macchine, te le metto tutte, non è un problema, te le riempio. Fai libero tu di scegliere i No, migliori che preferisci. essenzialmente ogni anno è un anno particolare, ogni anno ha una sua caratteristica, ogni anno
c'ha un'emozione o comunque un feeling conduttore. Invece se ti chiedessi qual è un pilota che non hai mai avuto modo di avere nel tuo team e che ti sarebbe piaciuto avere, c'è qualche nome, se si può fare? Domande scomode. Sicuramente Lewis Hamilton, perché comunque era il nostro avversario nel 2005 in Formula 3, e siamo riusciti comunque a stargli vicino con Frank Pereira al suo tempo, con una condizione di motore inferiore rispetto al Mercedes che Lewis aveva, e sicuramente anche Jules Bianchi.